Ciao Vince ragazzi, ragazzo, fide a me. Siamo quindi qua nella cameretta. In questa camera che ha ospitato personaggi ben più importanti di Chaos. Ma purtroppo oggi dobbiamo fare Capobla. Raga, perché siamo qua? Perché non avevamo voglia di montare Green Screen e tutto il resto. Ma sì, tanto so già che... Bravo, perché comunque Capoplaza... Non ti mando manco la sigla. Per quanto riguarda noi, purtroppo, secondo noi... Non partiamo prevenuti questa volta, perché sennò poi... No. Poi magari arriviamo lì e ci piace e, sì, e siamo partiti prevenuti per sbaglio. Poi arrivi lì e ti piace. Partiamo col dire, Capoplaza sta facendo un successo nazionale in maniera gigantesca. Come Sfera. Sono lì, Lui, sì. Gali, Sfera. Sì, diciamo che è entrato nella top 3 delle gente che fa veramente più numeri, buttando fuori l'Apollo Gang. A mio malgrado, perché quando è iniziato a piacermi la DPG, hanno cominciato a non fare siamo più. Sempre in leggera controtendenza. Vero. Infatti, per questo vi dico, andate a vedere Sina, che vi ho messo il trailer, sì, è uscito su Arcade Army, è sardo, sì. È nascosto, tutto sì. Quanto. E adesso dice, non devi usare il nome degli altri quando parli della mia reaction. Il fatto... Va bene, Capoplaza, va bene. Sina, che noi sappiamo che è ebreo. Infatti è l'abbreviazione di sinagoga. Beh, andiamo, intanto subito, devo dire partiamo. Che la copertina è molto bella del a parte lui in copertina, ma dietro sì? Lo sfondo è figo. Lo vedi scritto con le catene, com'è? Il giorno del suo ventesimo con le compleanno. Catene. Ma bello. Bello il concept, ragazzi. A parte lui davanti con le scarpe di Ritorno al Futuro. Le scarpe sono veramente fighe, Ma si piacciono a te perché mica hai le lucine delle... Quanto costa il tuo outfit? So, me lo dà circa gratis. Benissimo. Cominciamo subito con 20, andiamo a ascoltarla. Che titolo? Che intitola l'anonimo album, quindi canzone omonima dell'omonimo album. Lui anonimo, 20. Che magari si legge 2-0 o 2-0. Attenzione, pezzo conscio. Siamo qua con le KRK, così sentiamo meglio. Evitiamo di dire che è schifo. Bravo, perché non mi piace la base. Poi allora, mi questo dice, è il pezzo conscio. Ho capito. Senti com'è. L'intro è tutta un overture messa alla fine. Overtortura, credo. Ehi. Ero solo un bambino, ora ne ho fare in un mese 20 stipendi. Cazzo, pazzo. Ammazzo. Fabri Fibra. Quella volante. Sì, proprio uguale Ava. Sì. Vabbè, secondo me hanno fatto il grande errore di mettere il pezzo più bello all'inizio e poi sarà tutta... Due strofe? Sì. Ah! È proprio base come linguaggio. Non so, ne hai fatti tre di allenamento. Allora raga, primo pezzo. Allora, secondo me questo è il pezzo più bello di Capoplaza in assoluto. Che ho sentito finora. Okay. Secondo me hanno fatto il grande errore che facevano anche tanti gruppi hardcore di tanti anni fa, di mettere il pezzo più bello alla prima. Bam! In modo che dici, minchia che figo sto disco, e sei invogliato a sentirlo tutto. Ma io la mia previsione è che farà così. Infatti il secondo pezzo è con Draft Gold. Il terzo pezzo con Draft Gold. Ah, scusatemi. Allora, no, beh, il pezzo, il ritornello è molto bello. Bello. Molto bello. Sebbene il linguaggio sia semplice, è uscito un pezzo figo alla Jamil. No, meno tecnico di Jamil. Ho detto una cazzata. Meno tecnico di molto Jamil. Molto meno tecnico. Però è figo sto pezzo, 20 è proprio un bel pezzo. Guarda, non mi sento di dire di no. Cioè, il pezzo... Bello. Bravo, capo. Questa volta bravo, poi 4 minuti bravo. Di pezzo perché ha fatto anche due strofe con ritornello figo. Ritornello bello, io prendevo Ava che sembra Mozart, infatti mannaggia quella cosa proprio. Io pensavo che la Beethoven che era sordo non sentiva lui, però comunque sì, ok, bello. Fatto bene, però la tematica è quella ricorrente. No, vabbè, io ho 20 anni, sono meglio di te che neanche se un mi pezzo parlare. Così ci sta. Se sono tutti così mi sparano i coglioni, poi li prendo e me li mangio. C'hai ragione. Giù da me. Sì. Bello. Che non sento. Quella Witch. Quella. Non mi piace il flow. È una merda, raga, che non ti piace. Però guarda che la produzione è bella. Mamma, cosa fanno questi? Anche un po' la Young. Bello. Dalla bocca non ci esce nulla. Bello. Porto è bello il testo, Giù da me. Le sue mani al collo piove. Wow. Frutta fa di mamma. Odio il blocco ma non vado via. Bello. Bello. In giro dal Nokia N70. Giù da me.
Bello. Allora, le rime sono meglio di prima. Vero? Anche più, alcune cose molto più belle. Il flow no. Il flow del primo pezzo mi ha dato fastidio. Poi quando ha cambiato il metodo di cantare, che è diventato poi quando, la Young. Poi quando è iniziato a diventare Gaia e la Young, allora ha un po' migliorato. No, ce ne sono pezzi belli in sto stesso. Tematica, vabbè, fumo tantissimo con i miei amici, sto nel blocco, non mi piace andarmene in giro. Cioè comunque sto facendo i soldi. E due pezzi belli di fila, mi sto spaventando. Sì, non è che mi diventi un apply. Adesso diventi un plagers. Vai, vai, che adesso scende il livello. Vai, che scende il livello, che mo ci spera, vai. Dio me. Fida me. Ecco qui, mamma. Ehi. Zitto. Col culo. Come vola adesso, tra cici versa su codesto. Bello. Te lo sta dicendo la mamma che si fuma e che si bevono il sciocco. C'è sempre quello, eh. Codeina. Spera, spera che forse è bravo. Quando fa ste robe mi piace. Bravo. Spalle, poi. Capito. Vabbè. Bella legno vocale. Questa è la strofa? Sì. Allora ritornello. Mi cambia succo rosa, sono una canaglia. Ma perché non finisci di bertela tutta sta roba rosa? Scrivo tutte parole. Tutte parole. Allora, marchettata la Tesla? Potrebbe ma essere. Ma te dite di macchine, ma ve li danno i soldi per elogiare così tanto un prodotto inutile che il limite è 130 all'ora? Tu ti compri una macchina con un motore di piombo, dove l'80% del carburante serve a muovere il peso della macchina, il resto del 20% serve a un cazzo. Ma sai, ma da te non mi frega un cazzo quanto mi frega più del messaggio che stanno mandando. No, ho bevuto e fumato e drogato di droga pesante e sto correndo su una macchina. Comunque sto facendo i soldi. Con di fianco una donna e testa coda e mi schianto e moriamo nella macchina perché nel migliore dei casi muori. Nel migliore dei modi. Nel peggiore dei casi diventi soltanto paralitico e ti vivi tutta la vita così e poi ti voglio vedere la codeina. Paralitico. A livello musicale il pezzo di Sfera è melodico, è bello. Chissà chi gli scrive le melodie. Sfera, lui è bravo a scriverle. Sì. Ti ricordi, figli di papà. Poi ovviamente c'è dietro tutto il lavoro. Delle cose che mi è piaciuta di Sfera. C'è dietro tutto il lavoro poi di Charlie, comunque ovviamente non è una testa sola che lavora. Esatto. Però applauso per il ritornello, molto bello. 180 mettendo la sesta. Il messaggio è una merda, la canzone è una merda. Poi fondamentalmente se la vuoi sentire per sciallare, sappi che alcune parole sono veramente brutte da ma sentire. Ma anche il flow è brutto, cioè quando proprio scandiscono Draftgold non mi è piaciuto per un cazzo. È una merda, non c'è niente da fare. Il pezzo di Plaza, non è male. Ne senti una, le senti tutte. Per adesso, vabbè, questa è la prima. No, in realtà qua c'è la cosa da dire che dice alla mamma: guarda, tranquilla mamma, sto facendo i soldi, ma intanto fumo perché sperano alla una e io bevo anche la codeina perché tanto c'è Draftgold che la fa, quindi non ti preoccupare, mi drogo come una merda, mi consumo una merda, ma i soldi te li porto, eh. Però tanto guarda, rispetto a tutti gli altri del rione che si fanno le spade, sono ancora uno bravo guaglione. Nike boy, il nuovo supereroe in città. C'ha il baffo della Nike come un boomerang e cattura le bitches, le cacchine. Ehi, sto fumando un gigabyte. Ma che cazzo è? Superhuman Samurai. No, la base c'è una merda. Troppa. Randa, non lo stimo al 90 io. Serie del complotto. Guarda che è una merda. Botto. Il tornello è qualcosa di peggiore. Cioè, terza media. Se non hai le Nike non sei figo. Hai capito? Chissà con chi ce l'ha. E tu la paghi. Berlusconi. Sì. Sulchinoni. Gran Turismo con i miei che merda. Puoi scappare. No, la puoi spengo schippare. Perché è veramente una merda. Questa è veramente una merda. È la peggiore che io abbia sentito negli ultimi anni. Porca mamma. Porca la mamma mia. Porco un parema. Voglio i macchinoni. Hai le Nike. È status quo avere le Nike. Ma guarda la prossima. No, come me. Magari come questa me. È bella. Come mai? Un minchia come me. Questa è bella. Vai. Produzione anche di quella di prima era una merda infinita. Mamma mia. Ehi. Ehi. Au. E ancora, vai. Vai. Faccio fuori in uscita pure se ho torto io. Meno male. Io torto, fumiamo puttaci. Tu attento dove parliamo, ci sono le cimici. Per me pure da questi come due tigri, sì. Bello. E questi manco capiscono eppure applaudono. Sua figlia paga per stare sotto quel palco. Ancora in bilicolo. Bilicolo, una merda. Classico nel capoplasma. Problemi per te. Non è brutta, però.
solita roba. Solo dentro i calzini quello che già sai. Spero e basta. Beh. Ma tutti noi siamo già alla sesta. Bello. Ah. Boh, carina. Non è brutta. Non è una gang, una tribù. Potevi volare con me, ma hai scelto di stare giù. Allora, non è brutta. Però mi ha rotto il cazzo che continua a parlare che io ce l'ho fatta. Oh, cioè, di un'altra cosa. Sono di un'altra cosa. Cinque canzoni uguali, tranne Nike Boy, che è una merda. Sì, quella, quella non ha neanche il, quello. È un'estensione della prima canzone. E come me. Cioè, questo scende come estensione di 20. È un'estensione 20, di 20. Giù da me, come me, stessa canzone, va bene. Secondo me ha fatto un testo totale e l'ha diviso in 5. Ma guarda che, allora, sono piacevolmente sorpreso perché da quello che ha fatto uscire fino adesso, o l'ha fatto apposta perché così poi il disco sembrava una figata, che se avesse dei beat old school, avesse una rappata old school, ti direi che figo. Bravo, anche secondo me. Quindi non posso dire che il testo è una merda. Certo. Posso dirti che sono quattro testi uguali e un testo di merda. Cioè uno che non lo consideriamo. No, quello è proprio inascoltabile. Nike Boy veramente è sparato in mock. Però per adesso gli Arcade Boys apprezzano. Andiamo avanti. J Money, JP. Oddio, è un rebus. G-Dollar, GP. G-Drog. Vedremo. Mamma mia. Cazzi, devi parlare in codice. Tu non sei nessuno, bro. Ehi. Ehi, è diventato in occhi. Sì. Che ritornello di merda. Sì. Vai, strofa. La tua pussy baby, mentre gli skinny jeans. Possiamo non ascoltarla più questa. Dai, dai, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere la strofa 2. Questa è inascoltabile. Questa è una merda. Ehi, ehi. Giocavamo a calcio io in quel campetto. Già diverso. Fanculo, nessuno. Muro. Ma ci sta che ci sta, eh. Ora sì, mamma, ci stiamo riuscendo. Strada facendo ogni pista di... La vita bella qua è morire, hai capito? Perché poi finisci male, perché bruci tutto subito, devi fare un cazzo. Bello, spendere tutti i soldi in droga. Ma lui ne è cosciente di questa cosa, non gliene frega niente. Ma mentalità da mandrino, no? Voglio morire giovane. Perché il pezzo in realtà è anche, cioè la seconda parte, la prima parte è inascoltabile, inguardabile. La seconda la prima parte è una merda, il ritornello è una merda putrefatta, sì. Il secondo pezzo, a parte le rime del cazzo, dice la stessa cosa che dice dalla traccia numero uno. Sì, la dice anche in maniera molto simile. Molto più brutta. Però... Vabbè. Interludio, dobbiamo sentire. Sì, ora è la mia ora. L'interludio dura 2 minuti e 16, quindi sarà o un recital o una canzone. Schippia, ok. Ah, ma l'interludio è cantato? Interludio. Per la strada non sanno il mio nome. Guarda che comunque ho capito che lo sanno il tuo nome, me lo dici dalla prima canzone. Tu senti l'odore. Di che? Di Plaza? Lavati. Tu mi volevi fuori e sto dentro. No, io ti volevo dentro e stai fuori. È anche la stessa canzone dall'inizio. Però questa è molto carina, è molto chill. Quanti siamo in quale, ma non me la scordo mai quella. Fumati la merda, io la roba buona. Allora, se fosse stato un pezzo americano dove io non capivo le parole, sarebbe stata una bigata pazzesca. Vabbè, ma è che non capisci le parole, allora è figa la roba. No, perché musicalmente suona. Però interlude. Però poverino, questo non è andato a scuola. Non lo sa che l'interlude era uno schitto. Comunque non fa niente. Dai, l'ha voluto chiamare interlude. Ma forse interlude tra una parte e l'altra del disco. Perché quante canzoni ha? Troppe. Tanto alcune le abbiamo Gali. Sì, vai subito. No, questo pezzo, se non fosse stato così italiano. Molto italiano e molto poco inglese. Secondo me all'estero questa roba la possono apprezzare perché suona. Boh, a me non è che piace neanche tanto. Il timbro ogni tanto. Ok, no, invece io che ho un attimo l'orecchio un po' più verso questa roba, dico che non è bruttissimo. Ma no, vabbè, c'è dietro comunque gente che ci ha investito, un lavoro. Quindi hanno detto, senti, facciamola suonare meglio che si può. Vai, ne valsa la pena Figali. E Gali dirà, mamma, guarda, ce l'ho fatta. E Capo Plaza, mamma, guarda, anch'io ce l'ho fatta. Io conosco il nostro nome. Di te ne valsa la pena. Oh. Non la credo a sta scema. Ma non è italiano. Reggaeton. Questo è il pezzo dell'età. Il pezzo dell'estate. Ha cambiato mood almeno, capito? Oh. Dai, questa ci sta. Questo ne valsa la pena. Sempre lì, sempre lì. Sembra che è quella, non cambia. Yeah. Tu di che per me che dopo il prezzo la abbassano. Non male. Tu parli di me, ma guarda. Ah, sentilo. Dai.
prima non mi facevano entrare. Io non voglio più pare, io non voglio più pare. Bravo! La fine di chi ha insultato mia madre. Bravo! Non mi posso fare mondo in una spina dorsale. Oh! Bitches vogliono i miei bitcoin. Il mio nome dentro il gallo è blu. Il cappello sto per dirmi ciò. Ciò! Credevo... Pezzo di Galli è veramente una merda. Davvero? A me è piaciuto un braccio. Il testo, il flow, le rime. No, le il testo non mi è piaciuto. Mi è piaciuto lui. Ha alzato il livello. Per me no. Per me sto giro. No. Gli ha dato io una quasi merda quasi ho pensato casa. Che non gli avesse scritto qualcuno il testo. No, a me ha fatto veramente schifo sto giro Galli. Ma veramente la merda. No, no, boh, io. Dai, oh, ascoltami. Ma ha detto 3-4 frasi fighe, ma poi per il resto l'ha riempita di merda. Ma sì, guarda. Come? Quello è il trick alla Galli, no? Quello è Galli. Hai ragione. Che ma stronzo io. Io pensavo che ti, che ti ricordavi che era Galli. Questo trick. Oh, ma ha fatto il trick. Ci ha fatto cascato. Il primo pezzo era fighissimo, il secondo l'ha buttato no, lì. No, no, neanche il primo pezzo è fighissimo. Ma ha messo 3-4 frasi fighe. Oh, fighe. Adesso boh, posso riempirla di minchiate di merda. Sì, devo chiuderla sta barra, no? Galli, Galli, io ti voglio, veramente ti giuro Galli, tu sei uno di quelli a cui io voglio un sacco di bene. Sì, però sì. Sistemiamola sta cosa. Sto trick è che te lo puoi giocare sempre. Cioè, alla fine uno lo sa, Oddio. Non cambierò mai, la conosciamo già. Qual è? Come? Non cambierò mai. No, no mai. No, resta. Ah, già è vero, hai copiata. Grazie. Vai, taxi! Perché hai schiacciato qua? Non c'è caldo? Uber? Uber? Uber all'altro. Vai. Uber Alles. Già sentite? Sì, bambini. Sì, clio. Col taxi. Yeah. Dai, carino. Va bene, sì, torno col taxi. Non so più ricchione, ora chiamo il taxi. Non so più ricchione. Oh, comunque sono pietre. È diventato Vegas Jones. Che merda sta beat. No, mi piace un sacco. Tutto che fastidioso. Si va tutto bene, schippa il taxi. Madonna. Ma... Allora, se sento questa canzoncina in radio, mi fa ridere. Mi fa ridere, non è né mood pesante né. Carry on? L'unica cosa è sempre sta cosa. Ah. Siamo in strada a farli. Carry on, vestiti colorati. No, vabbè, ma facciamo le cose per i bambini. E poi facciamo. Questo è palesemente. Bambini malandrini. È per, palesamente per quel per target. I bambini malandrini. Cioè, da interludio adesso. Sì, allora, beat ha di cambiato PG, il mood. Beat di PG, Flow, Vegas Jones. Tematiche di capolazzo. No, tematiche di sfera. Uno squillo. Uno squillo. Pensavo una squillo. Perché comunque veniva da prima la puttana. È la tua puttana, credo. Bravo. Capo Plaza, quando vedi la mia troia, puoi dirgli di fare la lavatrice prima di venire a succhiarti il cazzo. Perché la casa è un casino, ok? Che vuole divertirsi. Mi fa la lavatrice. Dai, che devo sentire. Poi vieni a succhiarti il cazzo. Cos'è l'interludio del prossimo disco? Questo, questo? Sì. Lei vuole solo scoparmi. Bene. Si da gigante. Da gigante. Ci c'è anche rima con te. Fai questa roba che ti viene bene, oh. Fai il reggaeton, sei napoletano. Salerno. Preferisco che la faccia lui che piuttosto che la faccia Pechegno. Quando non è un cazzo impari a prezzi. Bello il beat. Vabbè, il reggaeton. Ma ci sta. Ma ci sta, ci sta. A fada piace il reggaeton. Ascolta Capo Plaza e fuma un biberon. Oh, quanto olio. Gli ha chiusi 4 con te. Vabbè, reggaeton. Ci sei un carabiniere. Fermati, Capo Plaza. Capo Plaza. Su un'astronave. Ecco, lì è. Il reggaeton per parole di chiavare e movida va bene. È più sopportabile per la trap. Perché comunque il reggaeton è nato per quello. Ma come la trap? Ma il reggaeton almeno ci sono le negrette. Che secondo me la fa meglio di del tuo amico? Di Gue Pechegno? Se Gue Pechegno fa un pezzo con Capo Plaza, fa. Deve fare, adesso lo fa. Ah, che lo faccio, fa. Allora fa il reggaeton. Ma perché quelli sono napoletani? Sai che ci sono Salerno. Stati. Campania, sì. Regno delle Due Sicilie. Bene. Borboni, Borboni. C'avevano Regno delle Due Sicilie e Sud America. Va bene. Quello è così: la linea di sangue, la linea melodica, le scale arabe e il reggaeton. Va bene. Pa, quello deve fare. Va il reggaeton. Bene. Quindi il prossimo disco di Capo Plaza sarà Capoton. Va bene. Ascoltiamo, va bene. Va bene. Te lo dico. Ma se dice che non è niente a posto, tutto a posto, niente in ordine. No, va bene, hai rotto cazzo, va bene, mo. Tempo su di me, va bene. Dai, ci sta. Quando parlano di chiavata mi piace, piuttosto che quando parla di malandrinate. Inizio sono malandrino, adesso sono chiavate. Sì. Ah, dai, oh. È il mood.
scarpe nuove, così mo scappo per bene. Fra quintale? Bravo. E mi fumo un coccodrillo. Va bene, va bene. Siamo sole, luna, lady, già. Siamo Maria e Clady. Allora, alla fine non si sono, allora, si sono parlo, lasciati. Allora parlo. Io ti dico che questo disco non è tutto da buttare, soprattutto la seconda parte. Ma quindi solo i singoli erano da buttare? Minchia, questa è la mia paura. Cioè, hai fatto. L'ha fatto apposta per poi fare il disco. Wow, è migliorato, no? Boh, secondo me hanno sbagliato. Sì, e poi sono io che dico hanno sbagliato. Poi non sono niente, non so niente di marketing, quindi magari è la cosa giusta. Io dico Madonna. Che aver sentito un pezzo così magari prima. Questo però non è un singolo. Ah vabbè, allora aspetta un secondo, perché qua stiamo parlando di scopare già da due canzoni, eh. Ma ci sta! Forte e chiaro. Lyricals, quella tutta conscious, ma è tutti di ascoltarla. Beh, super conscious. Noi già grandi si vogliamo sopravvivere. Guarda ora. Bello, 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 bello. È già mattina. Tum, 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 tum. È vero? Anni 80 poi. Bello, ritornello. Oh, le mie melodiche di sto disco sono fighe. Dai. Se la reppava qua, spaccava il ghiaccio. Portava l'attacco, anch'io lo penso. La stavo reppando. La stavo reppando anch'io. Bella. Che cazzo ti devo dire? Bella, pensavo merda tutto il disco, invece solo qualcosa, merda. Raga, adesso sono 6 pezzi che mi piacciono. Momento. 15 pezzi di 14. Sono 14 pezzi, allora. Quella con Jeff Cole è una merda. No, quella non l'ho ascoltato. No, ma qualcosa salvabile, il ritornello di Spera. Però il resto è sempre la stessa merda. No, ma però, la tematica ricorrente è quella. La tematica è solo quella. È sempre solo quella in tutte le canzoni. In tutte le canzoni. In tutte le canzoni. Non puoi cercare un tema differente, no, perché è tutto perché quello. Perché non sai esprimere altri concetti. Vive qua. No, ovviamente hai una vittoria. Cioè, non hai un vissuto. Ma se tu fai una musica. Ma non hai un vissuto così ampio da poter dire qualcosa. Non hai un vissuto. Ti sei così vissuto ampio. il vicolo. Hai visto il vicolo e adesso la fama. Non hai un vissuto. E quindi esprimerai soltanto questo. Sì, ma in 20 canzoni mi dice quello. Non dico fare il cantautore. No. Perché per carità di Dio. Ci vuole anche un background per fare il cantautore. Di vissuto, di vita, di cioè. Poi hai capito. Finché giri con le troie non puoi parlare d'amore. Non puoi parlare di sentimenti, puoi solo parlare della chiavata. E poi guarda un po', non ci andiamo più d'accordo. Vabbè. Sì, è proprio quello che dice. Però, ripeto, il discorso è che stiamo sentendo un ragazzo di 22 anni. Credo 20 a questo punto. Se 20, si chiama bravo, 20 bravo, il disco. 20 anni, bravissimo. Che ha comunque quel tipo di vissuto. Musicalmente ho trovato che in questo disco è riuscito a esprimersi bene. Ha fatto tutto, eh. Ha preso tutto quello che è il canone della nuova scuola di adesso. Ma il disco non è brutto. È noioso tantissimo. È noioso tantissimo, ma non è brutto. Sono d'accordo. È noioso le tematiche, ma il disco è ascoltabile. Cioè, presa in piccoli pezzi il disco. Sì, guarda, io è meglio presa di quello di Vegas Jones. E te lo posso assicurare, te lo dico io. Che Vegas Jones è uno che mi piace e Capoplaza non Capoplà, mi piace. Capoplà, ma perché non rappi più? Ho capito che non va più di moda, ma prima rappavi. E si vede anche quando scrivi che rappavi. Sì. Perché sì. Non sei Draft Gold. Sì. C'è tanto. Raga, che noi poi ti pigliamo sempre per il culo, ma per carità, perché per il culo, perché fa ridere prendere per il culo le persone. Quando prendono per il culo me, io rido, cioè. Soprattutto i disabili. Soprattutto le minoranze etniche, i disabili e i napoletani. Ma il disco non è brutto. Cioè, alcune cose erano proprio da buttare. Sì. Fratmo. Allora, alcune cose, a parte che non abbiamo sentito i singoli, che abbiamo già i singoli, la sapete già. È vero, però fammi vedere un attimo la tracklist. Cioè, sono tre dei singoli. Aspetta. Allora, iniziamo a fare un 20, punteggio da 1 a 5. 1 a 5, neanche la sufficienza li diamo. Da un massimo di 5 a un minimo di 1. Per essere scritta la Capoplaza gli do 5. Ok, giù da me 3 e mezzo. Ok, Tesla 2. Guarda che finora sono d'accordo. Nike Boy mezzo. Mezzo sangue, col cappuccio per non farsi riconoscere. Come me. Come a parte i muggiti, era carina. Era carina, però aveva i muggiti. Mamma mia. Questa zero. Zero. Coso, Zero. Interlude. È uguale alle altre. Non due. Era interlude, però. Facciamo tre. No, due. 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 Gali uno, perché da parte di Gali era una merda. Solito trick da Gali. A me piaceva quella. Uno e mezzo. Scusa, pure non è che mezzo. Vale solo mezzo il mio, mezzo. Almeno due. Vale mezzo. Va bene. Non cambierò mai. Due. Questa è due perché scelta. È uguale. Taxi. Taxi e Squillo. Tre, tutte e due. Tutte e due. No, dai. Non è vero. Dai, è la mi piaceva. E ora, ragazzi, non è da scopare. Tre e mezzo, tutte e due. Insieme bene, tre e mezzo. Va bene. Forte e chiaro. È bella. Va bene. Va bene. Da posto. No, va bene la canzone. Va bene. Non mai due. Ma dai, cioè, mi dai un punteggio neanche da 1 a 10, io non so. Tre. Ma perché? La sufficienza. Ma perché? Vabbè. Due.
Forte e chiaro gli do 4. Giovane fuori classe 1. 1 vero. Però sei tu la merda che hai detto un punteggio da 1 a 5. Certo, no, vaffanculo. Volevo metterli in difficoltà. Raga, il disco è ascoltabile. Se vi piace Capo Plaza. Se allora, se siete fan di Capo Plaza, il disco vi piacerà tantissimo. Perché fondamentalmente, anch'io che non mi piace Capo Plaza, devo dire che quando uno fa le robe fatte bene, non è che puoi rompergli il cazzo. Assolutamente. Poi puoi rompergli il cazzo per altro. Per altro, certo. Salernitano. Secondo me Capo Plaza potrebbe anche analizzarsi meglio e tirare fuori qualcosa di più che non sia quello che ha detto finora. Perché secondo me in questo momento lui, essendo schiavo del mercato, fa quello che il mercato richiede. Certo. Non può permettersi di però fare quando passo. Mi dice c'è un carabiniere che mi insegue, lì è una minchiata. Perché allora, secondo voi lì, ma secondo voi gli sbirri finanzieri, polizia, guardia di finanza non guardano YouTube, non ascoltano la musica? Cioè, se sentono uno che dice giro con la droga nelle tasche, c'ho il baule pieno di droga, io spaccio la droga, secondo te non lo arrestano il giorno dopo? Lo aspettano al concerto e gli fanno la perquisita. Cioè, sono minchiate quelle, sono minchiate. Le carne se le fumano tutti, ma non è che sono tutti in Montana. Poi non ne ho beccato uno, sono tutti che dicono scappo sulla Lamborghini dagli sbirri, sparo in giro, mi sparano addosso, sì. Sono tutti che dicono sbirri me la sucano. Sì, sì. Non ce n'è uno che dice un fatturo, faccio i concerti a nero, prendo i soldi a nero. Perché? Perché la finanza vi pisciate che fa le multe. Allora vi pisciate delle multe, però non vi pisciate di spararvi con gli sbirri. Diciamo cazzate però. L'unico che fa ho capito che sei di Salerno, sei Mandri, no. Allora, nessuno mette in dubbio. L'unico che fa la roba in nero lì dentro e alle punte e basta. Ma che cazzo? No. L'unico che fa la roba in nero lì dentro è Gali. L'altro Drefgol? No. Lazza? No. Ma perché Lazza? Ma chi? Oh, l'unico nero dentro sto, chi cazzo è? Quello ma vero, non vero. È nero di Chele. E le fa nero. Ma è più bianco di te, di Chele. Non vedi che c'ha il pullover, quello c'ha la papà dentista. Ciao di che, ti voglio bene. Quello è più bianco di te.